E nei 30 siamo perfetti, nel senso che al massimo non parliamo, ma tanto non ho ancora iniziato. Ci risiamo, eccoci qui di nuovo. Allora, ci eravamo bloccati questa sera, come al solito è bello della diretta, cioè, ci blocchiamo, incredibile, ci blocchiamo. Ci siamo bloccati tra l'altro sui miei ringraziamenti che facevo appunto a tutto il team, perché voi sentite la voce, sentirete il team di commento, ma dietro questi mesi c'è stato un lavoro veramente incredibile, un lavoro fatto da tantissime persone. Questa sera siamo due al commento, ma dietro incredibile in quanti sono, 4, 5, 6. Guarda, sì, siamo almeno in 7, perché comunque ci sei anche tu stasera, e quindi comunque il lavoro è tanto tanto grande. Mirko e Chicco si sono fatti Il veramente mazzo. un gran mazzo, sì, un gran mazzo. E mi ricorderò sempre un amico che mi disse: ogni live è un salto nel vuoto, quindi sì, ci sta, e niente. Alle 21:30 siamo pronti comunque per lo Per la spettacolo. super qualifica, facciamo un breve recap. Si corre a Sardegna a super qualifica che ha visto praticamente il risultato di 12 teste di serie che si sono guadagnate il diritto alla super qualifica dalla precedente esperienza dell'anno scorso, più altri 16 che si sono qualificati grazie ad esperienza sul circuito. Per cui questa sera veramente avremo due lobby, ma questa sera vi regaleremo non solo la super qualifica, ma un'esperienza visiva pazzesca che nessuno ha mai fatto. Andate intanto sul nostro canale DC Team Extra Cam, perché lì veramente avrete un'esperienza visiva a livello televisivo, perché poi di questo si può parlare. Incredibile, facciamo un breve recap invece: che auto useranno, magari chi ci sta seguendo per la prima volta, che auto useranno, regolamento e cavoli vari. Certo, allora i 16, oltre le teste di serie che sono riusciti ad aggiudicarsi l'accesso a questa super qualifica, che ricordiamo che vede comunque in tutti i team, i migliori team nell'ambito italiano della community di Gran Turismo e i loro migliori piloti, quindi livello altissimo, hanno fatto un'esperienza su circuito in Sardegna con l'Audi Gruppo 1. Mentre con l'Audi Gruppo 2, l'RS5 DTM, quella del 2019 che ha già vinto due campionati DTM, oltre 600 cavalli, poco meno di 1000 kg, gomme soft e mezz'ora di giri di fuoco. Insomma, sarà mezz'ora di adrenalina tutta qui a Sardegna, soprattutto ad All Stars Race 2023, super qualifica. A proposito, hai nominato praticamente tutti i team, quelli che hanno partecipato alla super qualifica e quelli naturalmente che si sono guadagnati il diritto dall'anno scorso, quindi ringraziamo tutti i piloti e tutti i capi team che hanno permesso la partecipazione e lo sviluppo della All Stars Race. Quest'anno ci sono state più iscrizioni dell'anno scorso, se non sbaglio. Ci sono state molte più iscrizioni e infatti vogliamo ringraziare. Allora, in primis partiamo da quelli che non si sono comunque qualificati, ma che comunque hanno dedicato un sacco di tempo a migliorare decimo su decimo per accedere a questa super qualifica. E andiamo a ringraziare comunque anche tutti quelli che si sono qualificati, in generale tutti quelli che hanno partecipato, perché io comunque vedevo le loro stanze aperte dove si preparavano questa gara, dove si preparavano questi hot lap, dove si preparavano le strategie, perché sia loro che i loro team comunque hanno concesso del tempo, che ricordiamo rimane un gioco, però è comunque tempo prezioso di ognuno di noi che ha contribuito e sta contribuendo a fare di questo un evento, praticamente l'evento dell'anno, se non altro per DC Team. Esatto, ma soprattutto hai ricordato, è un gioco, ma dal gioco può nascere da cosa nasce cosa. Il film Gran Turismo lo dimostra, quindi insomma ci sarà tantissima professionalità, team di altissimo livello, signori miei, questa sera qui non si scherza, qui veramente siamo su team a livello nazionale, quindi preparatevi perché vedrete.
Sarà un, non sarà una semplice super qualifica, sarà un'esperienza proprio sul circuito Sardegna A. Attenzione, super qualifica divisa in due lobby, lobby 1 e lobby 2. E noi abbiamo il nostro grande regista che adesso sta un po' smanettando e lo vedo. Eccole qui, le lobby 1 e lobby 2. Proprio, tra l'altro avete, vedete le teste di serie divise appunto tra lobby 1 e lobby 2. E questo sarà il nostro cavallo di battaglia, perché vedrete lo schermo che cambierà e andremo a seguire tutte e due le lobby, insomma. E naturalmente nessuna delle due lobby sa quello che sta facendo, stanno facendo dall'altra parte. Però attenzione, col canale di CTeam Extracam avrete il live timing di tutta la super qualifica. Quindi vi avevamo preannunciato un'esperienza televisiva, eccola qui, col canale Extracam potrete vedere insomma tutto l'aggiornamento dei tempi. Questo servirà, e qui chiedo in chat ai capi team, soprattutto ai capi team, per comunicare, penso, con i piloti, giusto, incredibile? Sì, assolutamente, per comunicare con i piloti, saranno magari in party con loro, saranno una sorta di muretto box, e io mi immagino, tra virgolette, no, il patema d'animo di chi sarà nella zona rossa anche a pochi centesimi dalla zona invece di accesso, e avrà questa pressione costante di doversi migliorare. Quindi comunque non ci sarà una curva dove potrà stare tranquillo anche chi comunque sarà già qualificato, perché ricordiamo che sono 28 piloti, quindi in qualsiasi momento, anche se siamo qualificati, possiamo entrare in zona rossa e comunque perdere il privilegio prossimo lunedì di poter gareggiare appunto nella gara. Esatto, e soprattutto il privilegio, perché il livello di All Stars Race quest'anno si è alzato tantissimo rispetto all'anno scorso. E adesso dalla regia ti comunicano che andiamo on board, quindi signori miei si parte. Naturalmente io vedo tutte le in chat incitare naturalmente i piloti, e quindi voglio fare intanto, facciamo una domanda un po' a dei capi team: se avete deciso, se avete parlato con i piloti, se avete dato massima libertà, se avete dato qualche consiglio, insomma. Adesso leggeremo la chat, vediamo insomma cosa ci riserveranno. Intanto, oltretutto Alex, se ci fai caso, in basso a sinistra abbiamo la DRS Cam, un'altra esclusiva. E se ci fate caso, sotto la scritta DRS Cam, quando Activate si colora di rosso, potete far caso appunto al DRS che entra in azione e riduce la forza aerodinamica sul posteriore dell'auto per dargli maggiore comunque velocità nei rettilinei. Quindi un'altra novità molto carina. E qua ci sono anche in alto a destra i vari settori, in viola ci sono tre settori appunto, e vedremo appunto, stiamo vedendo in che settore è l'auto, abbiamo detto comunque con più di 600 cavalli e poco meno di 900 kg, quindi un missile veramente tanta aerodinamica, oltre una tonnellata di aerodinamica al posteriore, cioè tantissimo, quindi comunque ha altissime prestazioni in curva. Useranno appunto le soft, e abbiamo ovviamente messo le pari condizioni, 5 km e passa di circuito, e meteo sereno per avere il maggior grip possibile, che ci darà più la prestazione del pilota, insomma. Insomma, sarà il pilota a far la differenza. Hai parlato prima del circuito, intanto ci colleghiamo direttamente al discorso esperienza televisiva che appunto stiamo regalando questa sera. Attenzione, perché penso che tra poco si parta. Quali insidie vedi in questo circuito, soprattutto in fase di qualifica? Guarda, ti posso dire una cosa da pilota medio e non assolutamente da pilota di questi livelli. Per quanto mi riguarda, una volta che tu ti sei preparato e ti sei imparato il circuito, anche perché non sono tantissime curve, sono difficili, perché comunque arrivi velocissimo, quindi perfettamente devi prendere al centimetro il punto di staccata, devi accelerare nel punto giusto per fare il miglior tempo possibile. Però io penso che sia un fattore molto più determinante la pressione che hai di fare meglio sia di quelli della tua lobby, ma di non sapere cosa stanno facendo di là. Quindi sentirti costantemente tra l'incudine e il martello. Esatto, è proprio quello, sarà una pressione psicologica continua.
perché poi penso che in gara ci sarà la strategia, segui gli altri piloti, in un certo senso la situazione è un po' diversa. Qui veramente è una situazione, come si può dire, alla teca, no? Sì, è un po' come quando seguiamo degli eventi sportivi, personalmente mi piace il calcio, c'è una fase eliminatoria, ci sono dei tornei e tu stai sperando che la squadra tua opposta stia facendo un brutto risultato per poter essere tu messo in primo piano. È un po' quello che sta succedendo stasera, insomma, con la fase finale degli europei. Allora, io penso che, come avevamo detto, tra poco si starteranno appunto le... tra un minuto ci comunica la regia la super qualifica, e quindi sarà veramente una bella esperienza visiva anche per noi, perché noi stessi veramente commentiamo in diretta ciò che succederà. E infatti uno speciale ringraziamento va veramente al regista, perché sta maneggiando dietro a raffica. Altro aspetto, l'auto, hai detto prima un mittile, rispetto al circuito, no? Quest'auto qui si sposa con questo circuito, oppure del tipo è stata scelta un'auto che è difficile da governare su questo circuito qui? Allora, quest'auto in realtà non è difficile da governare quasi in nessun circuito, però come tutte le gruppo 2 che abbiamo su Gran Turismo soffrono la poca calibrazione del gas in accelerazione. Essendo questo un circuito che ti porta in più parti a dover frenare e affrontare una curva lenta in uscita, ecco, lì sarà molto importante gestire bene 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 il gas. Quindi sì, dovranno essere, eccolo qua, il 3D InfoTrack, e soprattutto cosa succederà poi anche in gara, perché saranno le informazioni poi anche di gara. Sardegna A, naturalmente, è stato scelto il circuito. Tra l'altro qui devi venirmi incontro, se è un circuito storico di Gran Turismo oppure è stato introdotto... Allora, questo è un circuito che è stato introdotto nel 2017, direi, ecco, con Gran Turismo Sport. Ok, eccolo qui in 3D, anche questo, soprattutto ecco il focus alla curva 1, dove c'è la staccata forte più violenta, proprio perché si arriva in picchiata, come missili, come hai detto tu. Eccolo qui, 36 giri, consumo gomme 8x, consumo carburante 5x, queste saranno le condizioni di gara. Oggi invece nessun consumo carburante, nessun consumo gomme, oggi tutti alla pari, e veramente tutti dovranno, veramente, come hai detto tu, incredibile, il pilota farà la differenza. Dalla regia ti comunicano che siamo pronti, eccole qui. Ci siamo, non so voi, ma io sono sulle spine, perché sono veramente curioso di vedere come andrà questa super qualifica, anche per l'alto livello dei piloti che si sono qualificati da esperienza. Sì, tanto che finché sono in outlap, ti dico solo, non ci siamo soffermati troppo né sui team né sui piloti, perché li avremmo dovuto... Ok, ci risiamo, siamo di nuovo online, siamo di nuovo... Comunque, guardate già il live timing, innanzitutto Just Simo degli RT sta già cominciando a dettare legge, perché 31.3 esatto. È già un super super tempo, assolutamente, ci sono molti ancora no time in fase di aggiornamento in realtà. Però poi in realtà, cioè, qui adesso si stanno un po' scaldando i piloti, naturalmente tanti ancora devono registrare il primo tempo. Il rischio non è di trovare tanto traffico? Allora, sì, sono 14, sono 14, quindi il traffico c'è, bisogna saperlo sfruttare. Se sei un po' di fortuna, un po' di ingegno, se riesci a sfruttarlo, ti abbassi anche qualche decimo con la scia. Sì, ecco, effetto scia di quest'auto. Perché qui più le auto sono prestanti, Alex, più hanno aerodinamica, più l'effetto scia, quindi un ulteriore DRS, se vogliamo dire,
è sicuramente più marcato, quindi sì, assolutamente, soprattutto qui che ci sono delle parti veramente veloci, ti possono abbassare diversi decimi, quei decimi che la guida non può darti, la scia te la può dare se la prendi in maniera giusta. Esatto, e intanto vedete aggiornamento dei tempi lì sulla colonna a sinistra per darvi un'esperienza nuova, come avevamo detto, un'esperienza televisiva. Quando noi sapevamo in anticipo quello che stavamo per darvi, veramente se l'avevamo sulla punta della lingua, volevamo dare delle anticipazioni, ma mai nessuno, penso, nella storia di Twitch e Gran Turismo sta dando un'esperienza del genere. Loghi, piloti, aggiornamento tempi, e anche qui ci sono delle persone che insomma stanno dietro a tutti i tempi, ecco perché il mio ringraziamento andava a tutti quelli dietro le quinte, proprio perché siamo tanti e voi vedete il risultato finale, ma vedete dietro c'è stato veramente un lavoro di mesi, un lavoro di mesi. Sì, diciamo, allora, che sono anche la prima volta, quindi qualche piccolo problemino consentiteselo, perché sono anche quasi esperimenti nuovi, insomma, diciamo così. Esatto, esperimenti nuovi tutte, e soprattutto il presidente che si è impegnato a dare anche questi tipi di esperimenti. Intanto già Stimo sta già dettando legge. Sì, vedete in extra cam che si prende anche la parte destra del display, best time 1:31.383. Alex, sì. Vediamo altri dei no time che adesso verranno aggiornati. Vediamo comunque la distanza anche dal leader in fattore di secondi, decimi e quant'altro. In mezzo secondo ne sono raggruppati ben 10, se non 11 addirittura. Quindi, ecco, esatto. Quindi questo fa capire l'alto livello dei piloti in gara, proprio perché veramente qui l'errore può costare veramente caro e finire in zona rossa. Chi finisce in zona rossa purtroppo non parteciperà ad All-Star Play 2023, quindi capite bene che la super qualifica veramente... Allora, sì, non parteciperà alla fase finale, però diciamo che stanno già partecipando comunque, perché sì, questa fase se la sono guadagnati, in effetti. Esatto, perché comunque l'esperienza sul circuito di un mese è stata lunga, è stata di impegno, è stata... perché ricordiamolo che comunque abbiamo tutti delle altre vite, non siamo dei piloti professionisti, quindi sicuramente... si è dedicato tempo extra che magari è stato rubato agli impegni, alla famiglia e quant'altro, quindi insomma va dato un ringraziamento appunto a tutti questi piloti. Naturalmente, attenzione, nuovo leader intanto, Outplay Academy con Alu, e attenzione, passiamo in siamo in lobby 2, siamo in lobby 2, quindi cambio e siamo on board. Di nuovo best time. Attenzione, perché è tutta questione di decimi. Stesso tempo, poi stesso tempo. Veramente stesso tempo, quindi in teoria non... come fa? Beh, in teoria va in gol chi dare un dato, dovrebbe essere questo. Comunque subito tutti sul filo dei decimi, sul filo dei millesimi. E naturalmente, se io vedo, andiamo ad analizzare un po' tra la zona rossa e la pole, sono solo 7 decimi, veramente... Assolutamente, 7 decimi, in realtà 7 decimi anche per la zona rossa, perché vediamo in questo istante Mirko DK dei Cobra che è fuori per 8 millesimi, cioè niente. La super qualifica è iniziata da quanti minuti di prescrizione? Allora, ho la tabella davanti. Comunque sicuramente siamo già oltre i 10 minuti, direi. Quindi abbiamo ancora 20 minuti di pura adrenalina e qui veramente tutti si stanno impegnando al massimo. È anche difficile per noi tenere d'occhio un po' tutti. 11 minuti e 40. 10 minuti, quindi ancora, eccolo là, lo vedevo il timer, ancora 18 minuti di fatto per cercare di migliorarti e cercare di fare parte di All-Star 2023,
Per il momento comunque vedo un grandissimo, io da profano vedo un grandissimo equilibrio, proprio non tutti i team che si stanno dando battaglia, ma soprattutto il vincitore dell'anno scorso, da primo, per il momento partirebbe dalla terza casella e comunque è sempre lì davanti. Allora, io penso che per non essere a rischio, ovviamente sono supposizioni che non vogliono tirarla a nessuno, ma per non essere a rischio, stare sotto o comunque intorno al 31 medio, sei già perfetto. Sei già perfetto, ma soprattutto difficile andare sotto quell'1,31 basso che è stato fatto. Sì, no, è impossibile. È impossibile. Penso che le auto siano quasi al limite. Tra l'altro l'abbiamo ricordato nella pre-live. Alu 31299 intanto. Intanto ecco, 31,2. L'abbiamo ricordato nella pre-live. Non sto cercando il pilota per il nome. È stato un pilota che ha fatto il record mondiale su questa pista e ha tenuto il record mondiale per un po' di settimane grazie all'esperienza. E in assolutamente questo caso, in questo caso stiamo parlando di non mi ricordo il nome e qui devi venirmi tu in conto. Non vorrei sbagliare, ma potrebbe essere Somi degli Outplayed. No. Mi dicono Andre dalla regia? No. Ah, Antoraiola, eccolo lì. Degli Ins, giusto. Allora, sì, tra l'altro, perché mi sono confuso? Perché c'erano oltre 5 piloti nella top 10 dei tempi mondiali, tra l'altro, di questa competizione. Questo vi fa capire a che razza di livello siamo qui dentro, in questa All Stars Race 2023. Un livello altissimo, perché per raggiungere il record mondiale, beh, signori miei, vuol dire avere prima di tutto talento, perché se non hai quello probabilmente non ti arrivi al record mondiale, ma però poi sicuramente tanto tanto allenamento. Eccolo lì, infatti dalla chat ti comunicano che ora gli si è rotto il volante e quindi sta guidando col pad, quindi, ed è ancora comunque, non è in zona rossa, quindi figuriamoci, sta guidando col pad ed è tra i qualificati, quindi figuriamoci se ha il volante, ma c'è ancora una settimana di tempo per appunto All Star Race, che andrà in onda, ricordiamolo, il 27 novembre, quindi non potete mancare perché saranno 36 giri da paura. Intanto salutiamo, perché qui in chat la chat si anima, ci sono tutti gli ultra dei rispettivi team. Mi vedi come favoritato Giassimo? Incredibile, Giassimo 1,31,1. Qualcosa stanno rosicchiando, sta andando verso il 2,30. Sì, adesso io ho detto impossibile, però mai dire mai. Dalle lobby che mi hanno riferito di allenamento sembrava impossibile, evidentemente potrebbe non esserlo. Intanto guardiamo che comunque cambia anche il qualification time limit, che adesso è sceso a 1,31,9, quindi non è più sull'1,32. Vediamo anche il pilota più a rischio che per ora della scuderia Italia è Koolnaig, sì, che è a 27, mamma mia, pochissimo, sono 18 millesimi che lo dividono da Ricked, non più adesso. Koolnaig si è migliorato, invece mi ha sentito, adesso Leonardo la catena dei Poison, sì. A 22 millesimi dalla possibile esclusione, quindi livello veramente alto, qui veramente... saluto anche tutti coloro che stanno seguendo l'extra cam, perché adesso sto guardando l'extra cam. Somi 1,31,0, attenzione, nuovo best time, giro Puglia per Somi qui, incredibile, l'abbiamo tirata, probabilmente i capi team, cioè, abbiamo sfidato un po' tutti e qua... Ma io continuo a dire che nessuno scenderà sotto il 31, no, non lo so, se scendono meglio. Se scendono veramente tanta roba.
Qui veramente io stavo seguendo dal canale Extra Cam, appunto, e voglio salutare la chat di Extra Cam perché sono in tanti a seguire il live timing, quindi grazie, perché abbiamo un bel seguito da una parte e dall'altra. Adesso è Leonardo La Catena a rischio, ma veramente a rischio, mentre penso che Wright e tutto il resto e tutti i piloti lì dietro vogliano migliorarsi. Sicuramente vedo piloti che non vanno sopra l'1.32 e questo potrebbe diventare un problema, però tra la 17esima posizione e il primo posto c'è un secondo di differenza, quindi veramente incredibile, qualcosa di alto, alto livello, 17 posti, un secondo, tanta roba. Sì, assolutamente. Vediamo che comunque sono cambiati molto nella zona di rischio negli ultimi minuti e stanno cambiando ancora ora, e stanno anche prendendo un attimo i primi posti, che saranno quelli che comunque decreteranno la griglia di partenza per la prossima settimana. Sì, 2 millesimi, Leonardo La Catena di 2 millesimi, esatto, sotto, è sotto, perché sotto Raikkonen, certo. Ha fatto 1.31.947. Sì, intanto ogni tanto ci interrompiamo perché Pepix dalla regia ci dice gli ultimi aggiornamenti. Comunque sì, dicevo che si sta prendendo forma le prime file hanno già preso forma, sì. Adesso invece non sappiamo dietro, se rimarranno. Invece lì dietro adesso è il Kuneg che ha alzato e che ha abbassato ulteriormente il tempo, 1.31.874, e quindi attenzione, perché qui veramente si gioca tutto sul filo dei millesimi, l'eliminazione, e questo vuol dire tanto, perché veramente ci sono 8 decimi tra il pilota numero 1 e il pilota numero 15, qui veramente vuol dire che quasi si equivalgono, insomma, quindi, sì, sì, ma guarda, ma può anche essere che il livello si possa equivalere dei piloti, e come dicevamo prima, un pilota non riesca a dare il meglio per un'infinità di situazioni. Guarda, può anche essere semplicemente, ti faccio un esempio che mi è capitato personalmente, dipende poi ognuno dalla concentrazione che ha, siccome tutti corriamo da casa, basta anche una luce accesa in maniera differente, una persona nell'ambiente che ti distragga, è un attimo che in queste occasioni rovini quello che stai facendo, e quello che potresti fare non riesci a farlo. Esatto, e quindi ci vuole la massima concentrazione. Poi ricordiamolo che comunque è tutta gente che magari oggi ha avuto una giornata di lavoro abbastanza dura, e quindi adesso si deve mettere anche al volante, quindi sicuramente ci sono tantissime variabili che possono influire anche nella qualifica, e purtroppo questo è il bello ma anche il brutto Mi piacerebbe molto sapere l'età media di questi pilotoni, in effetti. Esatto, che i capi team vogliono scrivertelo in chat, volentieri, perché ogni tanto nei nick si nota, tipo degli Tsunami Turino 95, io penso che sia del 95, GTO del 90, Full Nike del 90. Eccoci, riesciamo, siamo tornati, naturalmente questa sera abbiamo problemi con Twitch, anzi chiediamo se anche qualcun altro ha avuto problemi con Twitch nel corso della sua, non vedo però... Vedo però la trasmissione, quindi do comunicazione in regia. Ah, eccola qui, ecco, adesso la vedo anch'io. Ok, perfetto. Questa sera abbiamo appurato che Twitch, insomma, rompe le scatole, quindi, insomma, questa sera è così. Allora, torniamo un po', perché qui adesso la situazione ci fa un po' calda, e ma non manca tantissimo alla fine della qualifica. No, in realtà no. Siamo nelle fasi finali. Siamo nelle fasi finali, anzi chiediamo alla regia se mette le info tra giro e quant'altro, per favore.
Esatto, perché Stomi 33 resiste il suo 1:31.076, Just Simo a 44 millesimi, veramente una stupidità se lo pensiamo in termini reali. Alu degli Outlaid Academy, a un decimo e mezza a 153, quindi 1:31.229. Tra l'altro il team stretto tra gli Outlaid Academy e il team Outlaid. Poi arrivano i Fire Beast con Ghost Baby 1:31.331, per Patrick 1:31.398, Andre con 1:31.511, Falco 1:31.589, cioè questo 1:31 che va fino ad Alkunite 94, insomma, qui veramente non... No, e anche oltre volendo, in zona rossa. Si va oltre, si va in zona rossa, 4 millesimi di distanza tra... anzi adesso no, c'è Mirko di 0-0-0, pazzesco lì veramente. Mirko di Kappa, se non c'è qualcun altro che migliora, veramente potrebbe invocare tutti i santi. Mancano 6 minuti alla fine di questa super qualifica ed ecco Mirko di Kappa che va su perché Raikkonen migliora 1:31.878 qui adesso. No, vediamo ancora, c'è qualcun altro che si è inserito, all'interno. Poco meno di 5 minuti intanto Alex, quindi più o meno 4-5 giri buoni, diciamo. In questo caso tu da pilota che faresti? Spingeresti ancora sapendo magari attraverso varie comunicazioni che sei... Magari mettiamoci nei panni di Sony, che si sta conquistando la fuori. Tu spingeresti ancora oppure dici no, dai, va bene così? Dipende da diversi fattori. Intanto come ti senti, nel senso se senti veramente che hai fatto il giro della vita è inutile, perché quando ti cala l'adrenalina per diversi motivi, o perché stai ottenendo dei buoni risultati o perché stai ottenendo dei risultati meno buoni, se ti cala l'adrenalina basta, fine. Chiaro che 44 millesimi potrebbe non più partire davanti, e sappiamo benissimo che partire dalla pole può mettere la gara in discesa, quindi dipende come sta, dipende quanto sia a margine o meno. Dipende quanto, come sta, come hai detto tu, sia a margine o meno, ma soprattutto anche appunto nelle condizioni in cui arrivi. Stiamo ormai addirittura ad arrivo 4 minuti e 30 alla fine di questa super qualifica, e per il momento c'è lì c'è quella confine tra zona nera e zona rossa che è veramente al sapore, lasciatemelo dire, purtroppo, ma non me ne voglia Mirko di Kappa o chi magari eguaglierà quel tempo, al sapore un po' della beffa, no? Ecco, per fortuna non c'è lo stesso tempo perché si è inserito Mix 90 del Team GTO e quindi ha leggermente migliorato, quindi là. È bello vedere anche come la zona rossa comunque stia in fase di... o meglio, la zona nera sia in fase di miglioramento il tempo, per cui 1:33.870 puntini puntini, adesso il tempo a rischio, perché se c'è qualcuno che fa 1:31.07 incredibile, qui va giù per esempio Mix 90. Sì, ma guarda, la zona di rischio si è abbassata di oltre 2 decimi dall'inizio delle qualifiche, quindi comunque esatto, si sono migliorati in maniera costante. Poi ho visto tipo alcuni che hanno fatto il loro giro migliore subito, proprio il primo giro, guarda per dire OPR Andre 33, anche Sir Patrick, sì, Ghost Baby, questi l'hanno fatto subito e poi dopo non ci sono più riusciti a... comunque perfetto, ci mancherebbe. Dipende anche, ci sono piloti che danno tutto subito, ci sono piloti che riescono all'ultimo a andare al massimo. Ecco, Ghost Baby. Attenzione! L'ho chiamato. Attenzione! Vedete quando tu chiami le situazioni? Eccola. Esatto. Ghost Baby che viaggiava più o meno tra la quinta e la sesta posizione. Comunque, miglioramento pazzesco. Mamma mia. 1:30.817 ed è un bel segnale perché 2 decimi di distanza mette di fatto 1 secondo tra lui e la zona rossa. Quindi, di fatto, Ghost Baby può definirsi quasi qualificato alla All Stars Race 2023, ma soprattutto ha tirato fuori veramente il coniglio dal cilindro, perché veramente
fare 1,30. Noi che dicevamo che 1,31 era difficile ancora da abbassare, è arrivato lui e ha fatto 1,30. 817. Vedete intanto come le immagini della nostra regia scorrano tra lobby 1, lobby 2, quindi insomma, cosa potevamo fare ancora di più? E non avete visto ancora quello che succederà in gara. Intanto, sempre qui Firebeast veramente ha tirato fuori un tempo tremendo. Adesso ti fa giustamente in parte, proprio perché penso che abbia capito di aver fatto sicuramente il tempone. A questo punto manca un minuto e mezzo, quindi tutti hanno a disposizione l'ultimo colpo, sì, l'ultima cartuccia. L'ultimo, ricordiamo che dopo la fine del tempo comunque ci dovrebbero essere diversi secondi, ci sono diversi secondi per finire il giro, quindi io penso che non più di un giro, direi. Non più di un giro, non visto... Esatto, non più di un giro, quindi ormai stiamo addirittura d'arrivo, quindi sicuramente... Beh, intanto per fortuna non c'è quel tempo uguale lì che divide la zona nera dalla zona rossa, perché veramente sarebbe stata una beffa clamorosa, però cioè, veramente... Cioè, se anche 1.31.8 fosse stato la pole, sarebbe stata una gran pole comunque, per dire. Questo dà... si torna al discorso che dà il livello, dall'idea del livello dei piloti, ecco. Guarda, ti posso dire una cosa, già il 32 basso è un super giro. Qui stiamo parlando di piloti che riescono a tirare fuori il massimo, e persone, piloti comunque che giocano come noi, comunque la maggioranza siamo di livello medio. Sì, ci siamo anche quelli medio alti, ma questi tempi non se li sognano nemmeno, assolutamente. Attenzione, mancano 10 secondi, siamo al countdown finale. Chi prende bandiera a scacchi adesso ufficialmente finisce la propria super qualifica, e di fatto da adesso in avanti tutti hanno a disposizione il cosiddetto ultimo colpo, proprio per cercare di migliorarsi, soprattutto. Attenzione, perché Turino ha eliminato intanto Mix 90, perché Turino 95 ha fatto 1.31.865, e a sto punto, mentre le posizioni di testa sembrano già ben definite, lì in coda veramente c'è una bagarre clamorosa, perché Tommy si è inserito, ce ne sono diversi che provano a migliorarti, secondo me. Sì, assolutamente, no. Adesso ormai, ok, ormai è finita. Quindi io penso che di miglioramenti non ne vedremo quasi più. L'unica cosa è che veramente 2 millesimi veramente, tra la felicità e la demoralizzazione, anche se è un gioco, però ci stai, hai speso tanto tempo, è giusto. Esatto, quindi intanto i piloti stanno rallentando, e possiamo dirlo, Ghost Baby si prende la pole della super qualifica per All Stars Race 2023, quindi Ghost Baby e Somi in prima fila, Zastimo e Alu in seconda, Sir Patrick e Andre 33 in terza, Falco e Antonio Raiola in quarta, Stitchos 96, Catera in quinta fila, sesta fila per Alcuneg 94, Leonardo La Catena, settima fila per Tommy e Turino 95, che ha tirato fuori anche lui il suo coniglio al cilindro all'ultimo momento, quei 2 millesimi che tanto bastano per entrare a far parte di All Stars Race 2023. Facciamo i ringraziamenti, no? Incredibile, anche a chi purtroppo non parteciperà, quindi Mix 90, Mirko DK, Rai 82, scusate, Zara, Zarax Maxi 97, Right 1, Babide 46, Newken Frank, Adone, Bad Matt del team GTXT, Pastina Calda del team DC Team, BVC, Cornazzai 73, Christian T e Brusen 84. Grazie assolutamente, assolutamente. Grazie a tutti. Che dire, abbiamo avuto dei problemi, speriamo non ci siano i problemi con Twitch il giorno della gara, speriamo di no, perché veramente abbiamo appurato che è il server Twitch che stasera fa le bitte, quindi di più non si poteva fare. Che dire, siamo ai saluti finali di questo. Ancora ci tratteniamo,
Sì. Che dire, io stavo guardando adesso. Sì, 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 adesso ci sono un po' di grafiche. E esatto. Stavo guardando appunto i tempi e vedevo comunque che, come dicevamo prima, ci sono piloti che si sono posizionati soprattutto dalla quarta fino a Catera, alla decima, quei piloti hanno fatto il loro tempo subito e poi nessuno li ha più schiodati da quelle posizioni. Quindi complimenti, perché mente fredda, sangue freddo subito. Ma soprattutto perché hanno subito tirato fuori un giro veramente incredibile, e lì veramente si tratta, come hai detto tu, di freddezza, di lucidità, di grandissima concentrazione, ecco, perché di questo si tratta. Comunque la gara a 36 giri non è poco, signori miei. 36 giri. Sì, 36 giri può capitare di tutto. Chiaro che esatto. Per essere dentro devi comunque avere oltre il giro, cioè per essere dentro alla gara, nel senso per non farti sopraffare da strategia e passo gara, oltre il giro veloce devi avere sia il passo che comunque la strategia ben chiara. Vedo alcuni piloti, ovviamente non di questi, nel senso in generale, ci sono alcuni piloti velocissimi, ma veramente velocissimi nel giro secco, e poi dopo, quando si tratta di farsi un'oretta di gara o comunque quello che è, fanno molta più fatica rispetto ad altri. Ma questo proprio perché tutto dipende appunto anche dalle condizioni. Ed eccoli qua, ed ecco finalmente i risultati finali, quindi godetevi la grafica. Come abbiamo detto, il team Firebeast conquista la possiamo anche definirla Super Pole, visto che si chiama Super Qualifica. Sì, 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 conquista la Super Pole, assolutamente sì. La Super Pole, usiamo un termine di Superbike, ecco, mettiamola così. Con The Ghost Baby, con 1:30.817, quindi veramente un tempo impossibile per noi, perché noi durante la live dicevamo: ma riusciranno ad andare sotto gli 1:30? Sì, sì, no, ero assolutamente convinto che non ce la facessero. Invece i Firebeats e Ghost Baby ce l'ha fatta. Possiamo dire che in questa fase, con queste caratteristiche, con quest'auto, in questo circuito, possiamo dire in maniera oggettiva che è stato il pilota o il team italiano più veloce attualmente. Esatto. Ovviamente la gara sarà un'altra cosa. Beh, la gara è chiaro che sarà un'esperienza diversa, bagarre, magari leggeri contatti, quindi insomma strategia, ci sarà tanto insomma da valutare durante la gara, che sarà ben diverso da una qualifica che ha visto due lobby separate proprio per evitare il troppo traffico, ma soprattutto la separazione delle lobby ha permesso ai piloti di non sapere gli uni cosa facevano nell'altra tanta e viceversa, insomma. Quindi insomma bene così. Che altro dire ancora incredibile? Che altre valutazioni fare in vista della gara di lunedì? Ma allora, le valutazioni intanto sono che ci avete seguiti in tantissimi, quindi veramente grazie, avete animato la chat, avete sopportato un attimo questi crash e avete fatto il tifo. Fa piacere vedere che comunque il lavoro di tante persone viene apprezzato e comunque viene portato in un contesto quotidiano che ti fa sentire parte di qualcosa, ed è sempre bello. Infatti, ma soprattutto nonostante appunto i diversi crash, ci avete seguito sempre con la stessa media spettatori, quindi grazie. Ma soprattutto sarei stato curioso di vedere dietro le quinte se c'erano i capi team che comunicavano con i piloti, o se c'era qualche comunicatore che comunicava con i vari piloti. Sarebbe bello avere delle immagini. Me lo posso assicurare. Sarebbe stato bello avere il team radio come il team radio. Sarebbe stato fantastico. Anzi, adesso lanciamo una sfida ai team, no?
chi lo voglia fare per All Stars Race 2023, se vuole filmarsi mentre dà le indicazioni al pilota in gara, quindi sarebbe una bella, sarebbe un bel video, no, secondo me, per far capire o far sentire ciò che dice il pilota, far sentire le comunicazioni, naturalmente non in live, ma magari in un momento successivo, sarebbe da tipo montare un video a riguardo. Sì, 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 veramente sì, ci sta. Ci ottima sta. Idea. Che dire, attendo istruzioni dalla regia. Yes. Sì, ormai abbiamo già detto un po' tutto, ringraziamo comunque tutti i vari sponsor che ci stanno supportando, i capi team, esatto, che hanno permesso ai piloti, nonostante tutti gli altri impegni, di allenarsi per questo evento, e anche ai piloti migliori, piloti di livello, come abbiamo detto, internazionale, che comunque hanno deciso di dedicare del tempo a questo evento. Quindi niente, vi auguriamo una buona notte. Esatto. Grazie Alex per il commento fantastico, grazie a tutti, e che dire, fra meno di una settimana, perché inizieremo alle 9 circa, settimana prossima, siamo qua. Esatto. Siamo qui e naturalmente ricordatevi, 27 novembre, non potete mancare, All Stars Race 2023. Signori miei, un abbraccio, ci vediamo la settimana prossima, buonanotte. Ciao, buonanotte. We'll be right back.